E allora abbiamo visto in questo servizio in dettaglio la decisione della Corte, la commentiamo con Guido Scorza, avvocato esperto di diritto di nuove tecnologie. Ben arrivato, avvocato. Dunque, cosa cambia adesso nel quadro di diritti di privacy, soprattutto quelli che vanno oltreoceano? Verrebbe da dire tutto o niente e in astratto tutto, siamo di fronte ad un autentico terremoto perché la Corte di giustizia ha riscritto di fatto le regole per il trasferimento dei dati oltreoceano, più che averle riscritte ha legittimato le singole autorità nazionali garanti per la privacy a riscriverle in un certo modo nel futuro. Nella pratica domani mattina probabilmente nulla, gli utenti internet di Facebook, di Google e degli altri over the top continueranno ad usare queste applicazioni come fanno oggi, ma ciò che cambia davvero è che qualsiasi cittadino europeo, proprio come ha fatto il ormai famoso Max austriaco, potrà andare di fronte a un garante privacy e dire che non si sente tranquillo quando affida i suoi dati personali a Google, a Facebook, ad Amazon e agli altri grandi big della rete perché ritiene che gli Stati Uniti, ma in realtà il discorso è più ampio, riguarda qualsiasi paese extra UE, non siano poi un approdo così sicuro per i suoi dati personali. E chiedere Ecco, e invece cosa rischia, cosa sta rischiando l'utente che lascia i propri dati, appunto abbiamo detto su Facebook o su altri social, in questo momento? Ma nella realtà sta rischiando, almeno a leggere la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, sta rischiando che nel caso per esempio degli Stati Uniti d'America le agenzie di intelligence statunitense possano mettere il naso nei fatti suoi con una leggerezza che almeno norme alla mano in Italia, in Francia, in Germania sembrerebbe non esserci. Quindi sta rischiando di essere spiato, questo è quello che si ipotizza tra le righe della Corte di giustizia dell'Unione Europea quando i giudici di Lussemburgo dicono che insomma, la Commissione in qualche modo a suo tempo sbagliò nel giudicare con un po' di leggerezza di troppo che evidentemente gli Stati Uniti erano un approdo sicuro solo perché qualche società si impegnava a rispettare in una dimensione tutta privatistica delle regole a garanzia della privacy.